Buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life. E il titolo della puntata di questa sera è un po' scottante, diciamo, si parlerà di animalismo di destra e di sinistra e soprattutto ci si chiederà se abbia senso questa distinzione nel 2012. Allora, diciamo, partiamo da alcuni fatti accaduti al corteo Catalan sabato scorso. Allora, questo corteo innanzitutto c'è da dire che è stato un grande successo perché c'è stata un'affluenza superiore alle aspettative, e si parla credo di circa 1.000 persone secondo le fonti della questura, e tenete presente che si tratta di un corteo. L'audio è Non molto si sa. disturbato, eh? È un po' disturbato perché Barbara si trova al Rewild, che è un locale. Andiamo avanti. Dicevo, al corteo è andato benissimo, tutto si è svolto nel migliore dei modi, tranne un episodio che ha causato molte controversie, molte discussioni. Tutti i partecipanti al corteo sono stati lontani dagli organizzatori perché appartenenti a una sistema destra e quindi sostanzialmente gli organizzatori hanno sostanzialmente rivecchiato sulla base di un'idea, insomma, del fatto che il corteo voleva essere antispecista e quindi non si poteva compatibile con il corteo la presenza di persone che avevano espresso opinioni un po' sessiste. Allora, io poi dirò la mia opinione su quanto è successo, però volevo intanto dare la parola a Barbara, perché Barbara era al corteo, era presente, quindi ci può dare la sua versione. Sì, allora intanto devo contestare la tua presentazione dei fatti, perché non è affatto vero che il coordinamento per Mare 2000 abbia rivendicato esattamente quello che hai detto tu. Loro hanno rivendicato l'allontanamento. Barbara, scusa se ti Sì. interrompo, c'è un problema audio, dovresti togliere il suono in modo tale che non percepiamo più l'audio del rewild, ascolti solo dalle cuffie così. Manuel, mi aiuti? Dicono che c'è un problema di suono, cioè quindi quando parlo io si sente troppo Esatto, rumore? si sente il rewild, devi togliere l'audio che arriva dal rewild, senti solo dalle cuffie così, spegni le cuffie del computer. Spengo le cuffie del computer, mi dicono di spegnere le cuffie del computer, scusatemi, che si sente soltanto il rumore del rewild e devo togliere le cuffie, mi dice Leonardo. No, No, le Barbara, cuffie scusa, le tieni. le cuffie devi tenerle. C'è il ritorno dell'audio del computer nel microfono, quindi dovresti ascoltare solo dalle cuffie, per favore. Devo ascoltare solo dalle cuffie. E questo è fatto solo così, mi dicono. Devi seguire solo Skype e silenziare la pagina web che riproduce questo. Silenziare la pagina web, dice. Silenziare la pagina web, dice. No, il collegamento è esclusivo solo con Skype. È solo così. Vabbè, Non niente, ho ti sentiamo male, alternative. pazienza, pazienza Ti perché ti sentiamo male. addirittura. Barbara, ti si sente, ti si capisce. C'è solo un po' di Sì. disturbo di fondo che è fastidioso, però si Lo capisce. so. Sì, Vabbè, adesso adesso. stiamo chiedendo di abbassare le voci gentilmente perché purtroppo io non potevo fare diversamente questa sera, ero costretta a essere qui. Comunque ti Sì, continuo? sì. Riprendo. Allora, quindi dicevo che la rivendicazione degli organizzatori circa i fatti di sabato di cui parlavi tu è relativa esclusivamente all'allontanamento di alcuni elementi, in particolare 100%, cosiddetti 100%, un movimento di, diciamo, attivisti abbastanza estremo, con delle motivazioni molto specifiche. Ovvero che sono anni che questi individui, e non in quanto fascisti, ma in quanto individui appartenenti a questo gruppo, da anni attaccano sistematicamente i ragazzi dell'organizzazione
pubblicano da molto tempo documenti falsi circa delle loro investigazioni e delle loro attività, non perdono occasione durante le manifestazioni, in particolare quelle ovviamente organizzate da loro, di presenziare e creare disordini, come per esempio nell'ultima manifestazione che era stata fatta a Montichiari, dove ci sono state delle risse anche lì a causa dei 100%. Quindi queste motivazioni hanno indotto gli organizzatori a chiedere l'allontanamento. Questo è stato rivendicato dal comunicato che il coordinamento Fermare Green Hill ha emanato. Io qui premetto che, primo, non sono qui a difendere il coordinamento Fermare Green Hill, di cui non faccio parte, per il quale sicuramente simpatizzo, e non sono qui a difendere le violenze che sono state perpetrate quel giorno. Però secondo me c'è una travisazione del vero e c'è una manipolazione e strumentalizzazione di quello che è successo realmente sabato. Io ero lì, io tutte queste violenze che vengono denunciate non le ho viste, ho visto sicuramente l'allontanamento dei 100%, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, su questo si può discutere. L'allontanamento, poi delle singole individualità presenti, quindi gli stessi manifestanti hanno avuto degli scontri con i ragazzi del 100%, quindi laddove ci si sono alzate le mani non sono stati i ragazzi dell'organizzazione, ma persone presenti che condividevano questo pensiero nei confronti di questi individui. Ok, la seconda fase che ha visto, diciamo, poi il succo, il clou di tutte le polemiche, e cioè quella per cui ci sia stato un allontanamento sistematico di persone considerate fasciste a priori, senza motivazione, eccetera, sicuramente ci può essere stato qualcuno, e non certamente il coordinamento Fermare Green Hill, perché nel loro comunicato loro stessi affermano che denunciano questi atti di violenza gratuita e si scusano di non aver potuto controllare in modo preciso e puntuale ciò che avveniva diciamo alle spalle del appunto del corteo, perché tutto questo è successo nelle retrovie. Vorrei sottolineare che se fosse stato vero che c'erano gruppi organizzati e decisi a fermare tutti gli individui considerati fascisti, non avrei incontrato all'interno del corteo, con grande piacere, Puccelli del PAE, accompagnato da altri attivisti del PAE, che dichiaratamente, diciamo, è noto essere simpatizzanti per la destra, poi se lo siano o meno neanche mi interessa, ma diciamo è opinione comune che siano di destra, per non dire fascisti, quindi mi stupisce che fossero tranquillamente a spasso per il corteo, se così fosse stato. Come ho visto altri individui che notamente sono abbastanza di destra per le loro idee, ugualmente all'interno del corteo. Io trovo che sia stato estremamente strumentalizzato, non nego che ci siano stati dei fatti, questo io non difendo nessuno e condanno le violenze, però sono anche convinta che ci sia stata una manipolazione dei fatti per quello che realmente è. Lo stesso per Carlo Paderno, in una telefonata con la sottoscritta il giorno dopo ha dichiarato di non essere stato sfiorato neanche con un dito, mi ha dichiarato che lui era all'interno del corteo e di essere tornato indietro perché dei suoi attivisti di Animo Lannes si erano stati fermati all'arrivo, e quindi lì ci sono state delle discussioni, degli scontri tra degli individui che non erano gli organizzatori, anche a detta sua, dopodiché la cosa è terminata lì. Io trovo increscioso che si sia strumentalizzato in questo modo quello che è successo sabato, tacciando chi si dichiara antispecista politico di essere automaticamente un estremista antifascista, violento, che picchia chiunque random così soltanto perché apparentemente di un'altra idea politica. Lo trovo abbastanza increscioso. Quindi la mia posizione personale rispetto a quello che io ho visto con i miei occhi e che ho letto e che ho vissuto è questo. Da guadagnare, oltre al, diciamo, a chi non
non è per gli animali, a chi non partecipa appunto alla sofferenza animale e alle battaglie per la liberazione animale, sicuramente ha avuto tanto piacere nel vedere questi scontri, ma credo che molti dei gruppi animalisti presenti sul territorio nazionale abbiano avuto grandi vantaggi in questo scontro, a discapito di quei piccoli movimenti, piccoli nel senso che non hanno tutta questa presa pubblica di populismo e qualunquismo, che però fanno molto per l'attivismo antispecista, quindi a discapito di loro si sta creando un'opinione basata su dei fatti fondamentalmente falsi. Ecco, questa è la mia opinione rispetto a quello che è successo. Il massimo della dimostrazione di quello che dico, non so se voi avete visto il post del cane pastore tedesco di 18 anni che sarebbe stato preso a calci da qualche antispecista che era lì a litigare con non so chi, lo trovo increscioso. È una denuncia inverosimile, perché non nego che possa essere partito un colpo al cane. Per carità, io non ero presente in quel momento, ma trovo veramente inverosimile che qualcuno, ma al di là di essere animalisti, antispecisti o meno, abbia potuto avere l'idea in quel contesto di prendere a calcio un cane di 18 anni. Ecco, quindi una manipolazione molto, molto pesante. Senti Barbara, ok, grazie per queste specificazioni che sono importanti. Volevo dire un paio di cose per chiarire. Intanto tu hai parlato di violenze, ora vorrei un attimo ridimensionare, perché non mi risulta sia nulla di grave, se non al massimo qualche spinto. Sì, sì, infatti, violenze nel senso di aggressioni verbali o c'è stato comunque un episodio che io reputo vergognoso e che comunque gli organizzatori, da cui gli organizzatori hanno preso le distanze, che è stato quel corretto inneggiante alle foibe. Assolutamente sì. Di 3 o 4 individui non meglio identificati e rivolto a questi presunti fascisti, quindi quello è assolutamente qualcosa di vergognoso che spero non si ripeta. E comunque appunto non ci sono state violenze, insomma, ecco, degne di questo nome, per fortuna. Volevo dire però una cosa, adesso a noi non interessa parlare dei 100% e di quello che hanno fatto. Volevo leggerti un estratto comunicato di Charlie Grill. Vedendo la natura antispecista di questo persone discriminatorie e fasciste a partecipare al corteo, in quanto la loro Maria Giovanna, non ti sento. Ti sento proprio a spezzettoni. Allora, scusa. Provo a rileggere. In questo stralcio del comunicato di formare Green Hill, sostanzialmente si ribadisce che, essendo il corteo antispecista e non animalista, si invitano tutti coloro che esprimono ideologie discriminatorie a non partecipare. Quindi non c'era scritto solo non venire 100% animalisti, c'era scritto chi ne è d'accordo con la nostra definizione di antispecismo è invitato a casa. Secondo me scusa un attimo Giovanna un attimo. Barbara, scusa. Sì. Quando non parli potresti silenziare il tuo microfono, altrimenti ci sono dei disturbi che non fanno sentire gli altri. Ok. Perfetto, adesso si sente. Perfetto, però lei non ci sente forse. No, ci sente. Ha solo silenziato il microfono. Lei ci sente, ma non parla. Sì, okay. Ok, perfetto. Allora adesso do la parola a Leonardo su quest'ultima cosa che ho detto, cioè su questa su questo comunicato in cui si invita sostanzialmente chi non è d'accordo con questa definizione di antispecismo a rimanere a casa. Allora, io farò dei rumori di sottofondo così cominciamo a non sentirci, così non ci disabituiamo. Allora, io dirò due cose, cercherò di parlare su 2 o 3 punti essenzialmente. Per prima cosa, io non sono stato a questo corteo, per cui mi sembra disonesto parlare di quanto è avvenuto al corteo, nel senso che è sempre meglio che ne parli chi c'è stato. Cerco di astrarre subito dal contesto del corteo. Secondo me il corteo è il sintomo di una malattia molto più grande, cioè non è né il caso eccezionale né il caso scatenante di qualcosa di più ampio, è un pezzo di qualcosa di più grosso, e questo qualcosa di più grosso sta in come oggi intendiamo l'antispecismo, ovvero
E quello che si evince sia dal comunicato che hai letto tu, sia che da quello che ha detto Barbara, sia da quello che in questi giorni è girato in internet e per cui ho sentito anche il bisogno di partecipare qui stasera, è che ci sia una sorta contrapposizione tra politicità e apoliticità dell'antispecismo, e che questa contrapposizione sia ciò che crea poi il casino, perché non c'è altro modo di chiamarlo, che si è venuto a verificare a partire e non soltanto all'interno del corteo in questione. Allora, due cose. In primo luogo, secondo me, bisogna chiarire che questi cortei possono essere apolitici in un senso e politici nell'altro, ovvero politica in un caso soprattutto come quello di cui stiamo discutendo è un termine polisemico per ovvi motivi, perché può essere inteso o nel senso nobile di cui parlano i teorici dell'antispecismo internazionali come David Hilbert o nostrani come Marco Maurizi, che tutti diciamo così stimiamo e di cui conosciamo il pensiero, oppure può essere inteso politica nel senso ignobile e francamente rivoltante della politica così come la conosciamo oggi con la P maiuscola. Ecco, quello che si è verificato in questo corteo, ma che si verifica in più in generale nell'antispecismo, è che la politica, sia da coloro che si definiscono antispecisti politici, sia da coloro che vogliono la politica i cortei apolitici, è la politica schifosa di cui sopra, cioè non è la politica di primo grado, quella che tenderebbe a elevare la battaglia antispecista a un grado di rivendicazione più complessivo, ma è quella dei politicanti che devono dire tu sei antispecista, tu non sei antispecista, tu sei brutto, tu sei cattivo, tu non vai bene, tu vai fuori da qua, te ti metto in gabbia, tu vai fuori. Ora, in primo luogo bisogna intendersi su una cosa: nessuno di quelli che partecipano a questi cortei, tranne rari elementi come possono essere Barbara o qualche altro antispecista più informato, ha la benché minima idea di che cosa sia l'antispecismo politico. Come cioè, parlando con Marco, Giovanna lo sa, dice, questi quattro personaggi che hanno creato il casino che hanno creato stanno all'antispecismo politico come un ragazzotto che strimpella con la chitarra sta a Frank Zappa, cioè è questo l'unico paragone che possiamo fare, quindi inutile che ci giriamo attorno. Non solo, si è ormai imparata a memoria una tiritera, e la tiritera è: l'antispecismo è contro ogni genere di discriminazione. Dunque, se tu sei fascista, sei per la discriminazione delle facciamo a caso donne, persone di colore, eccetera, dunque non sei antispecista, dunque non puoi essere in questo corteo. Bene, allora, innanzitutto io non, questo significa adottare una definizione di antispecismo, ma le definizioni di antispecismo sono molteplici e non ce n'è una univoca. Quindi nessuno può dire a qualcun altro tu non sei antispecista o non lo sei abbastanza, perché in senso del tutto debole l'antispecismo significa dire che non ci va bene la discriminazione di specie come confine morale, cioè la morale corrisponde alla barriera di specie. Tutto quello che noi mettiamo in più a questa definizione caratterizza un tipo particolare di antispecismo. Dunque, quello che io voglio dire qui, e che so che mi costerà critiche, ma me le prendo, è che in linea di principio può esistere un antispecismo di destra. È questo che bisogna riuscire a capire, perché si può benissimo immaginare un antispecismo che sia a favore della fine della contrapposizione morale come specie e non specie, ma continuare a creare discriminazione all'interno della nostra, adducendo motivi che possono essere del tutto infondati, del tutto da respingere. Io non sono mai stato di destra, non lo sarò mai e creperò dall'altro lato della barricata politica, per cui che non mi si dica a me che io difendo l'antispecismo di destra, perché non mi passa manco per la testa. Però ci può essere qualcuno che dice: però all'interno della nostra specie si possono distinguere colpe più o meno gravi, intenzionali, derivate dalla volontà, dal fatto che l'uomo è in grado di intendere, di volere, eccetera eccetera, e dunque si possono costruire gradi morali per cui si può discriminare all'interno. È tutto balzano, è tutto stupido, ma questo non significa che quello non è un antispecismo, significa al limite che è un cattivo antispecismo, è un antispecismo che noi non appoggiamo, è un antispecismo che noi non condividiamo. Ma chi sarebbe esattamente questo giudice che è in grado di dire tu sei antispecista, tu non sei antispecista? Non solo, la maggior parte delle manifestazioni che stiamo facendo, anche se noi le chiamiamo antispeciste perché siamo sognatori, sono manifestazioni animaliste.
Ok, cioè noi non siamo andati a ribellarci contro il sistema perché tutto il sistema fa schifo, perché il sistema nel suo rapporti di produzione fa sì che anche noi che ci sentiamo liberi in realtà siamo discriminati, eccetera eccetera, e tutta la tiritera tipica di certo antispecismo politico. Non è quello che siamo andati a dire noi. Se noi andiamo contro Arlan, se noi andiamo contro Grilind, almeno funzionalmente abbiamo un obiettivo locale. Se no non saremmo andati con... poi ovvio bisogna strarre dall'obiettivo locale, bisogna essere anche contro i macelli eccetera eccetera, ma se siamo andati lì stiamo facendo un corteo antivisezionale di un certo tipo. Allora, se uno mi potrebbe ancora attaccare sul fatto che la destra antispecista non può esistere, sfido chiunque a dirmi che non può esistere una destra animalista, perché l'animalismo in sé non ha niente di sinistra, non ha niente di destra, l'animalismo è un'altra cosa, quindi non c'è nessun diritto di cacciare qualcuno da un corteo, a meno che non lo si chiami, ma lo devi mettere sul nome, corteo antispecista, antifascista, antirazzista, antisessista, corteo, e allora a quel punto lì rimangono soltanto soggetti di un determinato tipo di schieramento politico che appena si parlano tra di loro si scannano tra di loro, perché metti tu nella stessa stanza un anarco-primitivista, un comunista, un marxista, e vedi un po' se quando cominciano a parlare questi non si prendono a cazzotti e non vanno d'accordo su una e una soltanto cosa. Quindi la definizione categorica e macro di antispecismo politico è una definizione che, come dice lo stesso Marco con cui ho discusso su questo argomento, non ha alcun tipo di senso, perché l'antispecismo politico stricto senso non esiste ancora. Può esistere un tipo di antispecismo politico, ma essere antispecisti significa essere antispecisti politici, cioè una cosa che non hanno capito la maggior parte delle persone che vengono a dire: ah, esiste l'antispecismo morale, poi esiste l'antispecismo politico, poi esiste quest'altra cosa. No, cioè l'antispecismo morale era già antispecismo politico, cioè non è che ora uno, è perché Singer non parla l'italiano, perché se leggesse le cose che abbiamo scritto su di lui impazzirebbe, direbbe: ma può essere che questi scrivono queste cose su di me? Ma l'hanno capito Liberazione Animale? Ma se non sono letto, hanno letto anche quello che ho scritto dopo. Cioè non, l'antispecismo utilitarista piuttosto che quello giusnaturalista o giuspositivista, dipende dalle fasi di Reagan, piuttosto che quello che è venuto dopo, non c'è assolutamente nulla di non politico. Uno può dire: non è una forma di politica che piace a me, perché sono per una politica più ampia, generale, più sistemica, eccetera. Dunque, ritornando al corteo e poi al limite astraendo, io sono contro ogni tipo di violenza, ma oltre a essere contro ogni tipo di violenza, sono contro la riproposizione di categorie del tutto antropocentriche all'interno di cortei antispecisti o animalisti o che si voglia, perché di destra e sinistra, di fascisti e non fascisti, di anarchici e comunisti, di gente che popola i centri sociali senza avere la men che minima idea del perché i centri sociali sono nati, del motivo per cui si trova là dentro, ma soltanto perché gli è venuto comodo stare là dentro, non se ne può più. Cioè, se l'antispecismo ha un senso, è spazzare via tutta l'immondizia antropocentrica che c'è stata prima. Per cui io non voglio sentire che la brambilla fa schifo a prescindere, eccetera eccetera. La brambilla non va bene perché i punti su cui lei si batte sono dei punti che non sono antispecisti, ma qualora la brambilla facesse qualcosa di buono, io ritengo sia impossibile, metto le mani avanti, ok, ma qualora lo facesse, ma per quale motivo uno dovrebbe dire di no? Perché la brambilla è del PDL? Ma qual è il motivo? Allora noi verso che cosa stiamo andando? Stiamo andando verso un antispecismo che sarà l'ennesima supercazzola da salotto, perché questo sarà dei film di Nanni Moretti. Cioè noi avremo delle enormi stanze di persone che dicono: per me l'antispecismo è prendere Foucault e dire che il sistema ci controlla, il sistema ci controlla, ci rende anche a noi persone che controllano, e quindi non bisogna andare a patti con quello. Avremo persone che ci dicono: ah, bene, state facendo l'associazione con i radicali, e quindi l'associazione che probabilmente dovrebbe nascere intorno ai morti di novembre, eccetera, e non va bene perché perché i radicali hanno una politica economica che non va bene. Qualcun altro che viene a dire: ah no, però tu sei... Allora, bisogna rimettere ordine. Questo è quello che dobbiamo fare. Quando io te l'ho detto prima, anche se non amo parlarne perché non mi piace troppo essere autoreferenziale, o propongo la definizione di antispecismo debole e mi metto a lavorare sul libro che esce l'anno prossimo in primavera con l'editore Sonda, che sarà sull'antispecismo debole, è perché credo che se l'antispecismo ha un senso, questo è partire innanzitutto dai più deboli in assoluto. E i più deboli in assoluto
mi taccio, Giovanna? No, finisci. Ok, se i deboli in assoluto sono gli animali non umani, ed è quello per cui l'antisticismo è nato, è per riprendere questa questione fondamentale, perché è lo sguardo di una mucca che sta morendo in questo momento senza nessun motivo che ci deve far fare questa lotta. E è ovvio che poi io sono un particolare tipo di specista e vuole una società libera per tutti e vuole rimettere in discussione i rapporti di produzione, vuole dire che il capitalismo, così come lo intendiamo oggi, è stricto senso qualcosa che ha a che fare con la morte degli animali, umani e non. Ma in modo funzionale, io devo anteporre gli animali non umani a me. Io, quando dico che l'antispecismo deve ritornare all'altruismo, per cui principalmente è nato, significa smetterla di litigare per cazzate. Questo è il termine scientifico per identificare quello che è successo al corteo, quello che succederà al prossimo corteo, i comunicati che seguiranno al mio discorso di adesso e tutto quello che verrà detto sul fatto, perché lo sappiamo già, alla fine ragioniamo per compartimenti stagni, abbiamo delle categorie, infiliamo dentro le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono. Ma io non ho nessuna vergogna a definirmi animalista. Questo, io voglio sentire gli antispecisti che dicono sì, sono antispecista, ma sono innanzitutto animalista. Io sono arrivato qui per lo sguardo di quel maiale, per lo sguardo di quella mucca. E allora, se la mia battaglia per adesso è piena di ostacoli, c'è confusione, c'è gente che non ha ancora capito qual è il suo colore politico, come dovrà fare, eccetera, se sono in un corteo, astraiamo da quello di Arlan, io non ci sono stato e quindi metto le mani avanti, ma se sono un corteo che è per gli animali, io sono lì per rappresentare il loro dolore e basta cortei che si bloccano all'improvviso per insultare questo o quell'altra persona, per insultare la brambilla, per insultare quell'altro. Facciamo una pessima figura. E se gli animali ci potessero vedere e capire cosa facciamo, se già sono disperati, si dispererebbero ancora di più. Perché se io avessi un difensore che piuttosto che difendere i miei diritti litiga con quell'altro che secondo lui non li difende bene come li difende lui, scusate se ve lo dico, ma veramente non avrei nessuna speranza di uscire dal macello. E allora, siccome io non faccio una battaglia intellettualistica, non sono qui per dire che sono meglio o peggio di qualcun altro, che il mio antispecismo è più figo di quello di qualcun altro, eccetera, eccetera, ma sono qui perché gli animali vengano liberati veramente. Allora io innanzitutto voglio liberare gli animali. Poi quello che succederà dopo, che sicuramente creerà uno scompiglio nelle strutture del potere, perché caput di bestiame, ladrici di capitalismo e tutte quelle altre genere di cose che non hanno alcunché di basato scientificamente o filosoficamente, ma le diciamo sempre perché siamo tornati nei salotti di Nanni Moretti, come tutte le cose che sono troppo antisistemiche e poi rischiano di non proporre un'alternativa. Io prima di tutto voglio liberare gli animali e chiudo dicendo, citando quello che avevo detto oggi a Giovanna, c'è questo bellissimo dibattito che tutti dovrebbero vedere tra Noam Chomsky e Foucault, che è avvenuto in Olanda ed è attorno, ed è la prima e l'unica volta che si sono incontrati questi due filosofi, in cui Foucault, tra l'altro, dichiara di non essere filosofo, allorché ci fosse qualche dubbio in tal proposito, e fanno una discussione attorno al concetto di natura umana e attorno al concetto di società libera. E c'è Si contrappongono due immagini: l'immagine di Foucault che vuole soltanto descrivere, decostruire e non dare alcun tipo di indirizzo per il futuro, e l'immagine di Chomsky che dice: va bene, decostruiamo, diciamo che le cose non vanno bene, ma dobbiamo anche capire dove vogliamo andare. Ecco, a me questo distruggere e basta non mi va bene. Io voglio che si costruisca mentre si decostruisce. E quando, e questa è una nota più filosofica, ma va detta visto che ormai se la mettono in bocca a tutti, quando si cita Derrida e la decostruzione dicendo che bisogna decostruire, 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 è perché Derrida o non lo si è letto fino alla fine o non lo si è capito, perché ogni forma di decostruzione per Derrida aveva una ricostruzione come principio, cioè tu decostruisci delle coppie oppositive, ad esempio umano-animale, per ricostruire qualcosa. Sfasciare basta, che senso ha? Gli animali rimangono in gabbia e noi che facciamo? Noi siamo i primi carcerieri se continuiamo così. Grandissimo, e prima di ridare la parola a Barbara, volevo solo fare un piccolissimo appunto. Adesso sembra veramente assurdo che io sia qui a difendere la destra, però volevo solo puntualizzare che anche quando si parla di destra bisogna specificare, perché esiste una destra autoritaria, conservatrice, ed esiste una destra libertaria, riformista o se vogliamo anche rivoluzionaria. Per cui anche lì, allora, c'è questa equazione che sembra ovvia: capitalismo uguale sfruttamento. C'è qualcuno per cui non è così, ed è questo qualcuno però è antispecista e può benissimo a pieno titolo dirsi antispecista.
Ora, il capitalismo è sfruttamento, non lo so, parliamone, ma di sicuro non può essere deciso arbitrariamente da qualcuno che poi sulla base di questo decide appunto che antispecismo coincide con anticapitalismo. Ma sai cos'è? Scusami, su questo punto, è che ormai si dà per scontato, cioè io pure ritengo che vadano messe in discussione quelle cose, ma datemi un argomento, ma parliamone, ormai si dice no, il capitalismo è sfruttamento, caput di bestiame, Derrida, Foucault, bla bla, poi tra l'altro il paradosso si cita e si ripesca Heidegger, che era di destra, che ha introdotto il nazismo in filosofia, cioè bisognerebbero leggere certe cose. Allora che fa la destra di Heidegger, la destra di Giovanni Gentile? Cosa facciamo? Li prendiamo a ceffoni e basta? Sono delle destre filosofiche che vanno contrastate con degli argomenti. Io sono di sinistra, lo dico senza alcun tipo di vergogna, sono di sinistra, mi sento di sinistra e probabilmente creperò di sinistra, però se qualcuno attacca una posizione, una teoria, deve attaccarla bene, non deve tirare lì la supercazzola per il puro gusto di dirla, soprattutto se l'attacca in modo strumentale per cacciare qualcuno, mentre invece dovrebbe stare zitto e manifestare il dolore degli animali non umani, allora a me non mi va più bene. No, perché tutto questo sarebbe comico, sarebbe appunto un film di Nanni Moretti, la riproposizione di un film di Nanni Moretti, se non fosse tragico, perché ovviamente sullo sfondo di tutto questo c'è la tragedia enorme e vera degli animali. Barbara, ti lascio la parola per una replica, insomma, non so se sei d'accordo con quanto ha detto Leonardo. Mi sentite? Sì. Ok. No, io sono pienamente d'accordo con quello che dice Leonardo, sono talmente tanto d'accordo che trovo una coerenza con quello che invece succede a livello di attivismo intorno a me, perché siccome io sto spesso per strada, sto spesso in piazza, sto spesso in mezzo alla gente che fa attivismo, sia antifascista sia animalista, io per esempio non amo chiamarmi animalista, proprio per niente, perché conosco quelli che ci si chiamano. Ora, è ovvio che lungi da me da fare di tutto ma un fascio e generalizzare, questo è chiaro, io contestualizzo sempre, questo rimanga diciamo un assunto di base di partenza. Però molto spesso ci si definisce animalisti avendo un determinato criterio, un determinato modo di percepire l'animale e la battaglia che si fa per l'animale. Io sento la gente che mi sta vicino nei cortei, quello che dice, quello che fa, oppure quando non si è in un corteo. Per questo spesso insisto nel dire non sono animalista. Hai ragione tu quando dici, per esempio, che bisogna, scusate, qui mi sgridano, ecco. Ecco, che bisogna diciamo distruggere per ricostruire, no? Sicuramente si ricostruisce attraverso tutta una serie di progetti. Io sono per la inclusive democracy, sono per diciamo un modello che tu hai citato, Chomsky, ovviamente io mi rifaccio a Chomsky a livello di attivismo, a livello appunto di liberazione animale mi rifaccio a Steve Best, che non è molto lontano da quello che dice Chomsky a livello politico, e ovviamente diciamo il mio modo di concepire l'antispecismo parte da queste condivisioni di pensiero politico. Il problema è quando si contestualizza, cioè io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu, e proprio perché penso quello che hai detto tu non condanno il pensiero che è stato alla base di quello che è successo sabato, perché probabilmente i termini sono errati, probabilmente si parla di fascisti, magari si vuole intendere anche dell'altro oltre a questo termine che è un po' abusato ultimamente, e comunque sottolineo che i fascisti proprio nel senso letterale del termine esistono, cioè ce l'abbiamo sotto casa la mattina alla sera. Io sono stata 6 anni fidanzata con un ragazzo africano nero, e quindi ve lo posso dire che diciamo non sono chiacchiere di quartiere, ma sono fatti. Ecco, quindi quello che è successo sicuramente magari rivendicarlo come un'azione motivata dall'essere antispecisti politici, forse nei modi, nei termini ci sono stati degli errori, si è stati fraintesi, ma nella sostanza secondo me, tornando al discorso iniziale per cui specificavo che cosa realmente è successo sabato,
Io mi dispiace, ma non condanno l'allontanamento di individui che il giorno prima hanno dato fuoco al campo Rom, ecco, per capirci. Quindi sicuramente loro, o che alla manifestazione precedente volutamente erano andati lì a massacrare di botte gli organizzatori. Quindi, cioè, voglio dire, condannare questo mi sembra un po' esagerato. No, ma infatti, Barbara, ti riferisci a coloro che sono stati allontanati? Cioè loro, quelle persone, sì, hanno fatto quello che hai detto? Sì, sì. In riferimento alla risposta affermativa da me data Maria Giovanna, con il mio sì facevo riferimento ai disordini verificatisi nella precedente manifestazione organizzata dal coordinamento Fermare Green Hill. Il malinteso che potrebbe emergere dalle mie affermazioni è legato agli esempi di atti di stampo prettamente fascista, campi Rom, di cui avevo parlato precedentemente, che ha indotto anche i miei interlocutori ad interpretazioni parziali. Chiedo scusa se il malinteso ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno e spero che questa mia specifica sia sufficiente a spazzare via qualunque dubbio circa le persone in questa diretta da me menzionate. È ovvio, scusate se lo dico, io ho subito detto che astraevo dal contesto del corteo perché non ci sono stato e non ho detto quello che ho detto per difendere la destra animalista. Sì, no, ma io lo capisco, ma io condivido assolutamente. Tra l'altro non sapevo neanche retroscena. Chiaro che se tu mi vieni a dire che queste persone vanno in giro a bruciare i campi Rom e a piccare la gente, per me non dovrebbero, non è che non dovrebbero venire al corteo, non dovrebbero neanche uscire di casa, per cui, cioè, per me il problema neanche si pone, cioè è ovvio questo. Io non ne avevo assolutamente idea. Se è così, cambia ovviamente la mia opinione sull'allontanare o meno una persona che non può andare a picchiare la gente liberamente. Ma cioè questo rancore, questo forte chiamiamolo anche odio se vuoi, no? Nel assolutamente rifiutarsi di avere questa presenza, perché ripeto, mi pare che diciamo non è sicuramente un animalismo di sinistra, chiamiamolo così. Poi loro non hanno mai esplicitato le loro posizioni politiche, ma insomma non ci vuole un genio per capire quali siano le tendenze. Io ho sostenuto io personalmente sono andata in tribunale a sostenere Fuccelli quando è stato arrestato per la questione che è successa alle Botticelle, quindi io la penso esattamente come te, esattamente. Però c'è una grande differenza tra diciamo un senso etico, e qua parlo proprio di individuo e di persone al di là del pensiero filosofico, dell'animalismo, dell'antifascismo, no? Cioè un senso etico, una coerenza con se stessi, quindi di avere una sicurezza di poter dire io sto accanto a questo animalista perché aveva ragione, ha fatto bene e non mi interessa se è di destra o non è di sinistra. Ma in quel caso, voglio dire, non è che mi risulta che Fuccelli vada a picchiare le persone di colore sotto casa quando non fa battaglie animaliste, e non mi potrei nemmeno permettere di pensarlo, ok? Sicuramente possono esserci delle ragioni per cui si possa ipotizzare che è simpatizzante della destra, non è una condanna. Poi lui mi smentirà, non lo so, le persone a lui vicine sicuramente non mi smentirebbero, ma io l'ho visto tranquillamente girare per il corteo. Cioè, il PAE era al corteo, non è stato allontanato, e tutti la pensano, tutti sanno quali sono le loro posizioni. Quindi, cioè, in questo vorrei dire, loro sono proprio l'esempio che di fatto non c'è stato un allontanamento sistematico di individui che si potesse ipotizzare. Non era questa la... Poi ci possono essere state delle persone che autonomamente hanno preso l'iniziativa, e quindi non gli organizzatori. Questo io lo penso. Questo io lo penso, ma voglio dire, gli organizzatori possono avere la responsabilità di non aver captato, subdorato quello che stava accadendo, possono aver avuto delle mancanze, ma ci passa tra il dire io come organizzatore avallo questo e è successo malgrado io stessi controllando, mi stessi appurando quello che accadeva. E cioè, quindi, una cosa importante secondo me è che noi oggi ci siamo trovati tutte e tre per discutere partendo dal corteo, ma oltre esatto, il corteo non è
cioè, la puntata, non, la puntata si chiama destra e sinistra, non si chiama è sbagliato il corteo, perché non vogliamo fare il processo a... esatto, sembra il processo al corteo. No, e non è che nessuno vuole fare per dire quello che pensavo su questo tema, perché ho visto veramente una manipolazione, una strumentalizzazione dei fatti agghiacciante. E siccome ci vanno di mezzo gli antispecisti, ora, a prescindere dal... cioè, quello che ho visto io in internet in questi giorni, che mi ha molto preoccupato, proprio per quello che dicevi tu, c'è una presa di posizione per dire: ah no, io non sono antispecista. Cioè, l'antispecismo, cioè, come se adesso fosse un demonio essere antispecisti e dichiararsi antispecisti politici, perché c'è stata di fatto una strumentalizzazione dei fatti tale che antispecista politico uguale comunista, anarchico, violento, pazzo, furioso, estremista. Cioè, questo è successo. Dobbiamo però dire, secondo me, in questo caso, che la colpa non è soltanto dal lato di chi demonizza, ma anche dal lato di chi si è fatto demonizzare. L'idea che noi abbiamo dato, l'idea, io no, perché io sin da subito ho messo le mani avanti, ho detto come la pensavo, però l'idea che hanno dato alcuni è che l'antispecismo sia o da un lato qualcosa di estremamente intellettualistico che possono capire una fetta della popolazione piccola e insignificante, oppure dall'altro lato qualcosa che equivale ad essere l'estremo dell'antisistemico, per intenderci, ok? Tant'è vero che oggi noi in realtà paradossalmente dobbiamo gioire dei giovanardi, degli sgarbi che vanno su Radio 24 a 1 mattina a dire delle cose che onestamente non stanno né in cielo né in terra, perché quando Giovanardi dice, e per questo potrebbe davvero avere dei problemi, poi noi non ce ne frega niente, che gli antispecisti sono delle persone terroriste che fanno chissà quale genere di cosa, è perché significa che si è riuscito a far breccia finalmente nel mondo mediatico più ampio, e che adesso che noi ci giochiamo la nostra partita, e se mentre siamo osservati ci facciamo vedere come un gruppo di facinorosi che litiga, che non è in grado di dire che cosa vuole, che cosa non vuole, non andiamo da nessuna parte. Ma se ci mettessimo d'accordo almeno per il nucleo di cose per cui siamo nati, cioè liberare quei poveri individui che sono massacrati tutti i santi giorni per garantire il panino al prosciutto, per garantire il farmaco, per garantire, allora lì potremmo davvero diventare un movimento forte, un movimento altruista, eccetera. Se invece cominciamo a discutere di come sta quello, che maglietta aveva quello, che bandiera aveva quello, la mia associazione è meglio della sua, il protezionismo fa schifo, il welfarismo non va bene, va bene soltanto, allora a quel punto lì questi dicono: vabbè, sono l'ennesimo gruppo radicale che non si mette mai d'accordo, se li lasciamo soli in una stanza al buio escono che si sono rotti le ossa e si autoeliminano. Io invece quello che voglio dire chiaro e tondo, e per quello io dico debole dell'antispecismo, cioè almeno la cosa ovvia dell'antispecismo, cioè la liberazione animale, rivendichiamola senza fare più casino del necessario. Questo è il problema. Assolutamente d'accordo, anzi propongo a tutti i movimenti nazionali di interloquire pacificamente, di confrontarsi e di trovare una soluzione per una battaglia comune contro questo mostro che è lo sfruttamento animale. No, ma diciamolo, infatti, tu sei la presidentessa di un'associazione che si chiama Per Animalia Veritas, cioè è un bene che le associazioni che nascono devono averlo nel nome, Animalia, che si deve capire che siamo qui per quello, se no cominciamo a chiamare le associazioni contro tutto, antisistema, anticapitalista, e cosa facciamo? Facciamo campagne contro tutto? Sì, ma si fanno campagne, non solo quello, ma si attaccano anche i risultati parziali contro obiettivi locali, come ad esempio Green Hill, sostenendo che siano controproducenti, per cui si dice anche: ma se ponete l'accento sul non rispetto della legalità dentro le caline di Green Hill, non fate altro che avallare, che continuare a legittimare la vivisezione quando è, diciamo, normativamente corretta. Per cui ritengo che sia veramente un po' un gioco al massacro questo che ho visto in questi ultimi tempi. Quindi, per chiudere, appunto, io sì, concordo sostanzialmente con quello che ha detto Leonardo. Credo che non siamo un movimento troppo giovane per poterci permettere di, ecco, questo tipo di divisioni, fermo restando che ovviamente. Certo, qualcuno che va a bruciare campi rom, per me non deve stare in nessun corteo,
questo, diciamo, dovrebbe essere, è assolutamente scontato, va bene ribadirlo ancora una volta, anche se non dovrebbe appunto essere scontato, assodato. Allora, scusa Giovanni, sì, una cosa che secondo me, perché noi lo sappiamo che a questa puntata seguiranno delle critiche perché è troppo facile interpretare certe cose inserendole nelle solite categorie, hanno difeso quello, hanno difeso quell'altro. Diciamo che quello che è l'obiettivo di tutti noi tre, ma io credo di qualsiasi antispecista con un minimo di intelligenza, io ho un minimo di intelligenza, non di più di questo purtroppo, cioè è quello di dire che bisogna avere una strategia, questa strategia se ha senso è la liberazione animale prima innanzitutto e prima di ogni tipo di altra sega mentale di qualche altro tipo. Poi se ci sono degli antispecisti più intellettualistici che credono che qua bisogna invece scassare tutto, altri che credono che invece bisogna, va bene, vedremo col tempo che cosa succederà, ma il primo tappo che dobbiamo aprire è la liberazione degli animali. Io vivo con angoscia sapendo quello che sta succedendo agli animali non umani, non mi fate venire l'ennesima angoscia che gli animali umani tra di loro non sono neanche in grado di mettersi d'accordo per difenderli. Me ne basta una di angoscia, cioè basta veramente, certe cose non le voglio manco sentire. Direi che basta e avanza l'angoscia che ci viene dalla condizione animale, volevi dire qualcosa? Condividevo quello che ha detto Leonardo rispetto anche all'angoscia, la ragione per cui non si dorme neanche la notte, insomma, no? È un pensiero costante. Allora, adesso mi sa che dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato già di parecchio. Volevo in chiusura proprio un minuto per parlare di due cose, perché in realtà la puntata di oggi doveva essere dedicata all'Associazione Radicale, però abbiamo deciso che è più importante parlare di questo. Allora, il 1 novembre intanto saremo al Rewild a presentare il primo numero di Animal Studies, che è questa nuova rivista di filosofia e antispecismo, e ci sarò io, ci sarò quindi questo lo ricordo. E poi la seconda cosa, il giorno dopo ci sarà l'assemblea costituente di questa associazione, nuova associazione antifascista affiliata ai Radicali Italiani, che nasce con un duplice intento. Da un lato nasce con lo scopo di fornire ai radicali animalisti antispecisti una rappresentanza, insomma, qualcosa che finora non hanno avuto, perché dentro i radicali finora la posizione che si sentiva era la posizione dell'associazione Coscioni, che come sappiamo tutti è fortemente pro-vivisezione. Ecco, questo tra qualche giorno non sarà più così, nel senso che inizieremo a contarci dentro i radicali e non si potrà più dire che i radicali sono compattamente pro-vivisezione. L'altro scopo è ovviamente uno scopo, diciamo, esterno, cioè nasciamo per collaborare con tutti. Quindi nasciamo non come una realtà contrappositiva, ma come una realtà complementare, e quindi, come ho già detto anche nella puntata, nella mia intervista a te, cercheremo di collaborare con tutti e tutti sono invitati ovviamente a collaborare con noi. Non c'è nessun bisogno di essere né iscritti a Radicali Italiani né tantomeno, diciamo, simpatizzanti, basta condividere lo statuto dell'associazione, ecco, e tutto qua. E Leonardo, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo progetto, visto che siamo coinvolti entrambi. Ma hai già detto tutto, secondo me, cioè, l'unica cosa che mi sento di ridire è che, siccome arriveranno anche le ennesime critiche sul fatto, i soliti non dibattiti attorno ai non problemi, cioè il fatto che sono radicali e quindi non vanno bene certe cose, cioè qui abbiamo l'opportunità di creare un precedente e di far capire che si ci può interessare di animali anche nella politica fatta e non soltanto nella politica parlata, e il nostro statuto sarà uno statuto in cui ognuno di noi fa epoché, cioè proprio mette tra parentesi le cose che non gli vanno bene del partito radicale o di altro per gli animali non umani. Quindi se qualcuno ha a cuore davvero, io ogni tanto ne dubito, io credo davvero che molti animalisti diventino animalisti perché hanno bisogno di impiegare il tempo libero, lo dico senza nessun tipo di cattiveria, ma se qualcuno vive la stessa angoscia che vivono le tre persone che sono qui e altre che io ho conosciuto, deve essere anche in grado di funzionalmente di cedere su alcuni punti sperando di ottenere qualcosa per gli animali non umani, anche se otteniamo qualcosa in meno per noi. Assolutamente. Benissimo, direi che ci siamo chiariti, è stata una bella discussione, e quindi Barbara ti torna al compleanno. Buona serata e buon proseguimento a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie mille, un abbraccio. Un abbraccio, ciao.